Consensi in calo per Tambellini, a dirlo la classifica del Sole 24 Ore. Il sindaco di Lucca scende in un anno dal sesto al 23° posto in Italia, ma rimane comunque sopra la soglia del 50% di gradimento. Viaggio negli hangar tra i carri del Carnevale, pomeriggio alla Cittadella di Viareggio in esclusiva per i giornalisti italiani e stranieri alla scoperta dei carri e delle mascherate. In strada contro l'antenna, manifestazione di protesta questa mattina a Marvia contro la prevista installazione di un ripetitore telefonico al campo sportivo lungo Viale Europa. Lo sport, il calcio, il Divi Borgo rivede la luce, la vittoria contro il Recco rilancia i biancorossi che adesso vantano un ruolino da 10 punti in 4 partite. Viareggio e Real fermati dalla sfortuna, i bianconeri perdono contro il Sanremo, ma avrebbero meritato molto di più, anche il Forte dei Marmi può recriminare per il pari sul campo dell'Argentina. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG. Noi dunque in primo piano la politica, la classifica pubblicata questa mattina dal Sole 24 Ore sul gradimento dei cittadini nei confronti dei sindaci, dei capoluoghi di provincia. Brutte notizie, almeno così sembrerebbe, per il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, che scende dal sesto al 23° posto. Ma sentiamo di più nel servizio curato da Egidio Conca. Scendono i consensi per il primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini, che però, bene o male, rimane il secondo sindaco più apprezzato in Toscana, dopo quello di Firenze, Dario Nardella. Questo è il responso dell'annuale classifica pubblicata dal quotidiano Sole 24 Ore sulla governance pool dei sindaci italiani, che può assumere importanza in questo turbolento periodo preelettorale nel Partito Democratico. In testa alla classifica nazionale c'è la sindaco di Torino Chiara Appendino, seguita proprio da Nardella e dal sindaco di Parma Pizzarotti. Tambellini si trova al 23° posto in classifica, con il 56,5% di gradimento, a pari merito con un altro sindaco toscano, Samuele Bertinelli di Pistoia. Come detto, quindi, è al secondo posto in Toscana tra i sindaci più apprezzati, ma i suoi consensi sono in discesa rispetto al 2016, quando era al 59,5% ed era addirittura sesto nella classifica nazionale. Insomma, è come il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, dipende dalle intenzioni con il quale lo valutiamo e anche dall'importanza che si vuole dare a questo tipo di graduatorie. Sempre sul Sole 24 Ore c'era anche la classifica del gradimento per i presidenti di regione. Enrico Rossi si piazza al secondo posto della classifica nazionale, dietro solo al governatore del Veneto, Luca Zaia. E vedremo ovviamente se questo risultato, questo sondaggio del Sole 24 Ore potrà influire e in quale maniera sulla vicenda delle primarie. La cronaca, il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questo pomeriggio nella zona dei Capannoni al quartiere Cotone a Viareggio. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione ed è probabile che la morte risalga diversi giorni fa, forse settimane. La zona è frequentata da molti senza tetto ed è probabile che si tratti proprio di una persona senza casa, forse addirittura ucciso dal freddo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la polizia, a cui spetterà identificare l'uomo e stabilire con il medico legale le cause del decesso. E questo pomeriggio, su indicazione dei vigili del fuoco, le ferrovie dello Stato hanno interrotto il transito dei convogli sulla linea Firenze-Viareggio all'altezza della frazione di San Salvatore nel comune di Monte Carlo. L'interruzione si è resa necessaria a causa di una fuga di gas dall'azienda metalmeccanica Fomat che produce macchinari per cartiere. Sul posto anche il sindaco di Monte Carlo, Vittorio Fantozzi, che ha seguito la vicenda in prima persona. Torniamo alla politica, tutto come previsto, Mario Puglia ha vinto le elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ASBUC nel comune di Vaglie Sotto e nella frazione di Arni di Stazzema, oltre 500 cittadini che sono andati alle urne. Il consiglio sarà formato da Mirna Pellinacci, Angelo Girolami e Benedetta Turba. Per la minoranza, con oltre 100 voti, è stato eletto Enzo Coltelli.
Adesso andiamo a Viareggio, oggi un viaggio in anteprima negli hangar del Carnevale per i giornalisti. Il Tempio dei Maghi della Cartapesta del Carnevale di Viareggio è stato visitato oggi da un gruppo di giornalisti nazionali e stranieri che durante il sopralluogo presso gli hangar della cittadella hanno manifestato grande interesse per il lavoro dei carristi alle prese con le rifiniture delle loro costruzioni. La delegazione di giornalisti, di cui facevano parte i corrispondenti di testate televisive, nazionali e agenzie di stampa, ha mostrato grande stupore nel trovarsi di fronte alle costruzioni in via di ultimazione, sia per i temi affrontati che per la grandezza e la qualità del prodotto. Una visita importante, quella dei giornalisti, che contribuirà a pubblicizzare le potenzialità del Carnevale di Viareggio. La visita guidata agli hangar, seguita dall'addetto stampa della Fondazione Andrea Mazzi, è stata organizzata dalla Presidente della Fondazione, che ha smorzato i toni della polemica con gli albergatori locali. È vero che rispetto agli sconti per gli albergatori abbiamo ritardato un pochino a dare una risposta, ma poi è arrivata positiva e credo che è soddisfacente per loro. È una dinamica. Ovviamente le forze economiche danno per scontato che il carnevale debba essere trainante di per sé. Io ritengo che la Fondazione Carnevale debba fare molto e non soltanto nel periodo di febbraio, ma nel corso dell'anno per promuovere la città, ma dico anche che il Carnevale è stato grande quando la città è stata grande e quindi dobbiamo crescere insieme. Sarà il primo cittadino di Massarosa, Franco Mungai, l'ospite della nuova puntata di Diretta Sindaco in programma questo mercoledì alle ore 21 su Noi TV. Per porre domande al sindaco, come sempre, potrete inviare i vostri sms o messaggi WhatsApp. Adesso a Capannori, questa mattina, una manifestazione di protesta contro una nuova antenna telefonica. Avanti e indietro sulle strisce pedonali al semaforo di Marlia per protestare contro la prevista installazione di un'antenna telefonica al campo sportivo lungo Viale Europa. A protestare con cartelli e striscioni alcuni residenti della frazione capannorese riuniti nel comitato No Antenne a Marlia. Con loro c'era anche il consigliere comunale di Forza Italia Daniele Lazzareschi. Secondo i manifestanti, la posa di un nuovo ripetitore è inutile e si inserisce in un contesto che subisce già altri tipi di inquinamento. Noi diciamo no all'antenna a Marlia perché non pensiamo che ci sia bisogno di un'ulteriore antenna. La copertura, secondo noi, è già garantita dalle altre antenne presenti sul territorio. Il sito individualizzato dal comune è un sito sbagliato perché non tutela la salute dei cittadini. Siamo saturi di inquinamento atmosferico ed acustico e quindi noi diciamo no a questa antenna perché secondo noi è un modo per il comune per fare cassa sulla nostra salute perché non ce n'è bisogno. La manifestazione ha provocato qualche rallentamento al traffico. Sul posto comunque, per evitare troppi problemi alla circolazione, c'era una pattuglia dei carabinieri. Proseguono le operazioni di deratizzazione nella scuola dell'infanzia e primaria di Diecimo nel comune di Borgomozzano. Contrariamente a quanto annunciato, l'intervento richiederà 2 giorni in più. Le scuole quindi riapriranno giovedì 19 gennaio. Dopo il freddo è la volta del vento ed è codice arancione per il rischio appunto di forte vento nelle prossime ore. È allerta meteo per vento forte fino alle 12 di mercoledì. La regione toscana ha confermato il codice arancione per le prossime 48 ore anche per la Versilia, dove il grecale ha iniziato a sferzare dalla tarda mattinata di lunedì, mettendo subito in moto la macchina della protezione civile. Massima è l'attenzione a Pietrasanta, dove il ricordo dei danni della tempesta del marzo 2015 è ancora fresco. Il pericolo vento ha spinto l'amministrazione, dopo un confronto con il centro operativo comunale e con la polizia municipale, ad intervenire con la messa in sicurezza degli alberi e dei rami pericolosi. 8 gli interventi già programmati e avviati sul viale Apua, che potrebbe essere chiuso per sicurezza nelle prossime ore. Stop alle auto in via precauzionale per tutta la durata dell'allerta sul viale dei Tigli, tra Viareggio e Torre del Lago. In porto, invece, il vento, unito alle mareggiate dei giorni scorsi, ha costretto il comandante della Capitaneria a firmare un'ordinanza per chiudere, per motivi di sicurezza, i pontili galleggianti 8 e 9 della Madonnina,
seriamente danneggiati in alcuni tratti, tanto da dover sgomberare le imbarcazioni ancora presenti nei punti più a rischio. Abbiamo deciso di fare innanzitutto una interdizione, quindi limitare l'accosto e l'ormeggio ai pontili, al pontile 9, che è quello dove la situazione è più critica, e al pontile 8, solo lato mare. La situazione è sotto monitoraggio da un po' di tempo e avevamo già sollecitato degli interventi di messa in sicurezza. Nei giorni scorsi è stata fatta anche una diffida ufficiale quindi al gestore, per cercare di porre in essere tutte quelle misure che sono necessarie per evitare, ecco, che ci sia un'emergenza. Per le prossime ore sono previste raffiche di grecale fino a 40 nodi. La Protezione Civile raccomanda prudenza. Il Comitato di Lucca della Croce Rossa Italiana rivolge un appello alla popolazione per il reperimento urgente di capi di vestiario invernale. Uomo, donna, ma anche bambino, sono gradite anche coperte, imbottiti e piumoni. Tutto questo per aiutare le persone senza una casa, che in questi giorni di freddo hanno bisogno appunto di coprirsi. Materiale che può essere portato presso la sede del centro di ascolto al mercato ortofrutticolo di Lucca tutti i giovedì dalle 15 alle 18. E sempre a Lucca, con un post su Facebook, l'assessore al sociale del comune Antonio Sichi critica la prefettura che non starebbe rispettando il cronoprogramma di alleggerimento del campo di accoglienza della Croce Rossa alle Tagliate. L'assessore ricorda che il comune aveva concordato il trasferimento di 40 migranti in altri comuni della provincia per far diminuire fino a 150-160 gli ospiti nella tensostruttura. Alle Tagliate invece oggi si trovano circa 200 profughi. Secondo Sichi, concentrare un così alto numero di profughi in un unico posto non fa parte del sistema toscano ed è sconsigliato da tutti. Ora parliamo di cultura e di integrazione sociale con una bella mostra fotografica allestita nel centro storico di Lucca. 60 scatti per raccontare il primo anno di attività del laboratorio orchestrale Fratel Arturo Paoli. Si chiama Forte come la musica, la mostra delle fotografie che Nico Cerri ha realizzato durante lo svolgersi del progetto volto all'alfabetizzazione musicale e l'inclusione sociale di bambini da contesti familiari deprivati. Il progetto è promosso da Tempo di Musica con Caritas e Comune di Lucca. Gli scatti documentano con approccio narrativo il metodo, gli aspetti relazionali che legano i bambini tra loro e agli insegnanti e il percorso di crescita musicale e culturale. In sostanza si tratta di un'orchestra composta da bambini di età compresa tra 6 e 12 anni, provenienti da tutte le estrazioni sociali. Questo perché il progetto della Caritas voleva garantire come valore fondamentale l'accesso alla cultura da parte dei più piccoli. E nell'arco dell'anno che ho fatto queste fotografie, ho raccolto queste immagini, ho potuto constatare che l'obiettivo è stato raggiunto, perché questi bambini hanno effettivamente imparato a suonare uno strumento con un metodo molto libero che gli consentiva immediatamente di fare una cosa importantissima, quella di suonare insieme agli altri e poter costruire così una vera e propria orchestra. La mostra sarà visitabile fino al 29 gennaio nella saletta di Corte dell'Angelo nel centro storico di Lucca, tutti i giorni con orario 16:30-19:30, il sabato e la domenica anche la mattina dalle 10:30 alle 12:30. È inoltre possibile acquistare il catalogo della mostra, il cui ricavato andrà a sostenere le attività dell'orchestra. E ora vi portiamo alla scoperta di un paese che in pochi davvero conoscono, ovvero Caprignana Vecchia, nel comune di San Romano Garfagnana, un paese fantasma, un paese abbandonato da quasi 100 anni. Questa è la frazione di Caprignana. Siamo nel comune di San Romano in Garfagnana. Il borgo si trova a quasi 900 metri sopra il livello del mare, ai piedi del Monte Frignone, che fa da porta d'ingresso al Parco Naturale dell'Orecchiella. In questi ultimi anni un comitato locale sta lavorando per rivalorizzare la storia di questo paese. Lo fa con tante iniziative e mostre, ma soprattutto grazie ai tanti ricordi del paese vecchio. Infatti, in pochi sanno che a poche centinaia di metri dall'attuale Caprignana si trova Caprignana Vecchia.
l'antico borgo fu abbandonato in seguito al terremoto del 1920 che causò una frana di grandi dimensioni che avrebbe messo a rischio anche le abitazioni che avevano superato il sisma. Il paese fu abbandonato così com'era e oggi Caprignana Vecchia è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato con le macerie che ci ricordano il sisma del centro Italia. L'ultimo baluardo, quasi a guardia di questo antico paese, è la torre campanaria, che nonostante non abbia più la sua chiesa, si regge in piedi non senza difficoltà. Oggi tra gli abitanti di Caprignana non c'è più nessuno che abitava nel vecchio paese, però regna un senso di nostalgia tra coloro che il borgo lo hanno vissuto attraverso i racconti dei loro genitori. Sì, nostalgia anche quando vado là e vedo il lavatoio e penso appunto quando questo lavatoio era utilizzato, era usato. Ci sono anche delle leggende sul lavatoio, pare che ci vedessero di notte viaggiare dei fantasmi, no? Per cui, ecco, mi chiedo se effettivamente come poteva essere la vita in quel piccolo paese così raccolto. Un'ultima notizia, perché sono finite le feste, a Fornaci però no, domani si celebra Sant'Antonio, protettore degli animali, in programma la fiera sulla via provinciale, nelle piazze Sant'Antonio, Gramsci, Don Ferretti e nelle vie Bonfanti e Piave. Per quanto riguarda le celebrazioni religiose, alle 8.30 la prima messa nella chiesa di Fornaci Vecchia e poi alle 11.15 la celebrazione presieduta da Monsignor Gino Biagini, vicario generale dell'Arcidiocesi di Pisa. Dunque davvero una giornata di festa a Fornaci di Barga. È tutto per la prima parte del telegiornale, una pausa e poi la linea alla pagina sportiva.